Lombardia World Summit, un evento straordinario dove abbiamo potuto parlare sicuramente di una visione internazionale. Lo sport è uno strumento universale e attraverso i giovani possiamo raggiungere tutto il mondo. La Regione Lombardia ha messo in campo diversi strumenti proprio per affermarsi a livello internazionale come promozione, inclusione e aggregazione e anche attraverso eventi internazionali che ci portano veramente a far sì che il mondo possa venire in Lombardia. Quindi è sempre opportuno incrociare queste idee, incrociare informazioni, soprattutto attraverso gli stakeholder con i quali collaboriamo quotidianamente e con i quali ho preso i contatti sin da subito. Le relazioni sono fondamentali, la sinergia diventa la cosa più importante da mettere in campo e sicuramente l'idea vincente è fare squadra. Regione Lombardia punta ad affermare e rafforzare la propria immagine a livello internazionale partendo dal presupposto che siamo stati regione ospitante di Expo 2015 e che ospiteremo le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. La Lombardia ospita 112 consolati sul proprio territorio e gareggia come numero insieme alla città di New York. Questo è un dato indicativo dell'importanza del percorso di internazionalizzazione che abbiamo fatto fin qui e che è in costante sviluppo e anche consolidamento. Il settore del turismo, delega che mi compete, riveste sicuramente un ruolo centrale e ciò implica una nuova consapevolezza della sua propria connotazione della nostra regione come una regione turistica che si affianca sicuramente al mondo produttivo e commerciale. Il turismo in Lombardia rappresenta sicuramente un moltiplicatore di valore in termini sia economici, sociali e culturali, che consente anche di avviare quei processi di integrazione territoriale e settoriale che a noi stanno particolarmente a cuore. Quindi è sicuramente in modo coordinato e responsabile che andiamo oggi a valorizzare tutte quelle destinazioni che grazie alla loro diversità e sulla base anche delle loro specifiche, diciamo così, attitudini locali che noi andiamo a parlare di un turismo rigenerativo che favorirà sicuramente lo sviluppo dei nostri territori interni, che è una delle cose che ci interessano particolarmente. Oggi i turisti escono completamente dalle vie iconiche e hanno la necessità e il bisogno di confrontarsi con le nostre comunità più interne, quindi di vivere un'esperienza. Le opportunità principali dei prossimi anni sono sicuramente rappresentate dai grandi eventi internazionali, come le prossime Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e che concorreranno a lanciare ed affermare il territorio sul piano internazionale. Sicurezza e protezione civile, che ho l'onere naturalmente di rappresentare, l'onere e l'onore, sono due deleghe strategiche nella logica della gestione della nostra regione. L'innovazione tecnologica ci permette già oggi, peraltro, di occupare una posizione di primissimo piano a livello non solo nazionale, ma anche internazionale. Investiamo sempre più anche nei sistemi di sicurezza integrata grazie all'uso di strumenti predittivi che sfruttano naturalmente l'intelligenza artificiale per lo scambio di dati in collaborazione, in sinergia, in costante sinergia direi con polizie locali, con i vigili del fuoco, con le forze dell'ordine, con tutti gli operatori del settore. Anche il nostro sistema di protezione civile usa da tempo, fra l'altro, in piattaforme e strumenti digitali per il monitoraggio, per la valutazione del rischio e la gestione di situazioni critiche che coinvolgono il territorio, il nostro territorio, ma il territorio anche nazionale ed in particolare comunque coinvolgono le infrastrutture. È una sfida difficile, è una strada molto in salita, è una strada ripidissima, ma è una sfida che ci vede peraltro già pronti di fronte a fenomeni ambientali e atmosferici oggi sempre più violenti e imprevedibili. Dobbiamo cercare di lavorare perché siano sempre più prevedibili.